Cari spettatori, benvenuti a PC e Instruments. Sono Julian Kepar ed oggi vorrei presentarvi il misuratore di pH PC e pH 20M per carne ed alimenti. La fornitura del PC e pH 20M include il dispositivo base PC e pH 20 e un elettrodo speciale per alimenti. Si distingue per il suo coltello in acciaio inox. L'elettrodo incorporato consente di penetrare nelle parti solide senza danneggiare il vetro dell'elettrodo. Nella fornitura sono comprese due soluzioni di calibrazione a pH 7 e pH 4 e un manuale di istruzioni. Il campo di misura va da 0 a 14 pH. La risoluzione è di 0,01 pH. La precisione dipende dal range in cui si effettua la misurazione, più o meno 0,07 pH, 0,1 pH e 0,2 pH a seconda del range di misura. Nel manuale vengono indicati i range specifici, la calibrazione automatica nei punti di pH 4, 7 e 10. Utilizzi a questo scopo le soluzioni di calibrazione. L'elettrodo del pH 20M si collega tramite connettore BNC al dispositivo. Prima di effettuare una misurazione, raccomandiamo di calibrare il dispositivo dopo la sostituzione dell'elettrodo o dopo averlo tenuto a riposo per un certo periodo di tempo, cioè si calibra il dispositivo tramite le soluzioni di calibrazione. Per prima cosa si rimuove il cappuccio di protezione dell'elettrodo. Si accende il dispositivo. Si entra nella modalità di calibrazione premendo il tasto Hold e poi il tasto a freccia verso il basso. Quando ci troviamo in modalità di calibrazione, appare sul display Cal e si può calibrare il dispositivo. Il display indica il valore nominale in cui si calibra il dispositivo, in questo caso pH 7. Inseriamo l'elettrodo nella soluzione di calibrazione e premiamo il tasto Hold. Muoviamo l'elettrodo nella soluzione e quando sul display appare End, vuol dire che è finita la calibrazione a pH 7. Adesso aggiungiamo un secondo punto di calibrazione. Entriamo di nuovo nella modalità di calibrazione. Selezioniamo pH 4, inseriamo l'elettrodo nella soluzione, premiamo il tasto Hold, il valore nominale lampeggia e quando termina la calibrazione appare End ed è possibile misurare. Ho qui un pezzo di carne di cui voglio misurare il pH. Possiamo inserire l'elettrodo nella carne. E visualizzare il valore pH sul display. Dopo la misura, togliamo l'elettrodo dalla carne, lo laviamo con acqua distillata e una volta terminato potrà riporre il dispositivo. Troverà altre informazioni tecniche sul dispositivo e gli accessori opzionali del PC e pH 20M nella nostra pagina web www.pce-instruments.com.